siamo particolarmente felici non solo perché finalmente c'è un sole dopo giornate di pioggia, ma siamo riusciti a rimettere in moto l'R9, non vi dico nemmeno cosa aveva, se seguite i miei video su Instagram avete capito che non andava in moto, le vibrazioni staccavano le pipette e non vi dico altro, ma perché abbiamo, mi è dato lo scarico, abbiamo iniziato a lucidarlo dell'MSX, qua abbiamo anche la verdura comprata rigorosamente da campo, da privato, ma soprattutto... Tanto che il motore è giù e fra poco gli daremo una pulita con il vaporetto. Abbiamo tutta la culla, la stiamo pulendo in modo da tirar fuori tutto l'alluminio come nuovo. La barra dietro, e tra l'altro è una chicca perché io pensavo che il motore pesasse tanto. La culla, peserà 40 kg? 35 kg? Adesso invece cosa abbiamo fatto? Beh, innanzitutto stiamo trattando il collettore di scarico. Ho fatto un primo step con un prodotto particolare e un secondo step con il convertitore fosfatizzante chiamato. Questi collettori fra un'oretta saranno belli, belli, belli puliti. E 4. Ok, direi che adesso il parkside può andare. Eccoci qua. Ah beh, insomma. Ecco, l'aver cambiata a prescindere. Mettiamola così, l'aver cambiata a prescindere. Sì, in effetti è particolarmente usurata. Ho sentito parlare della legge dell'attrazione. Quando vuoi ardentemente qualcosa, basta che lo pensi, lo pensi, lo pensi, diventi attrattivo. Avevo bisogno di queste bussole e... come una calamita, tac, si sono attaccate a me. Dato che c'ero, anche l'adattatore. Procediamo. Là. Allora, anche questa parte, il volano giù, qua abbiamo quella nuova. Che bella. Ti credo, è nuova. Il volano con l'altro disco. Io direi che dato che ci siamo, tiriamo anche giù la coppa. Così già puliamo bene il blocco e cambiamo le guarnizioni. Dai, ci siamo. Dai che ci siamo. E anche la coppa è giù. Sì, vedete l'olio? Ancora bello, trasparente. Residui, neanche l'ombra. Tra poco puliamo bene tutto, adesso lasciamola sgocciare un po'. Qua abbiamo la coppa, pulita bene bene, sgrassata. Qua abbiamo la guarnizione nuova di stecca e adesso andiamo a montarlo. Mentre fa, ragazzi, ero tanto felice perché avrei messo su adesso frizione, cambio, compagnia bella, ma c'è questo paraolio qua che non spande, quindi teoricamente potrei metterlo su, ma siccome preferisco praticamente che teoricamente, l'ho ordinato adesso, dovrebbe arrivare in 2 giorni lavorativi e lo cambiamo, anche perché una volta fatto quello siamo a posto. Quindi adesso, siccome non ho voglia di andare a casa e prima di fare la distribuzione, tiriamo giù intanto coperchio. Ma sono comunque molto buone, sono comunque molto buone, non so se riuscite a vedere. Cornocciola, ah, questo l'abbiamo tolto in attesa che arrivi quello nuovo. E credetemi che la sensazione di essere qua nell'aprire questi carter è un po' come gli esploratori davanti alla tomba di Tutankhamon. Pronti? Ah. No, guardate la cinghia di distribuzione. 21 anni di ciglia. Eccoci qua, son di vite, siamo riusciti. No. Io e il fedele compare a smollare questo bullone qua, tra l'altro essendo destro, è in senso antiorario, è stato un delirio anche perché non, il motore non è fissato, come potete vedere. Ad ogni modo ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, carter giù. Guardate la cinghia, 21 anni di cinghia, non ha una crepa, marchiata Honda originale intanto. Allora, vedete questo leakment qui? Bene, questo non è olio. Non è da preoccuparsi assolutamente perché tutte le NX ce l'hanno, probabilmente è in fase di montaggio, di primo montaggio, dovrebbero esserci sensori delle cam e quindi mettevano su una spesa di resina, un ermetico, pulirò, però vedete che è cristallizzato, non è olio, non è nessuna perdita, non c'è niente da preoccuparsi perché come vi ho detto tutte le NX ce l'hanno. Ok, quindi adesso andiamo
a tirare giù intanto la cinghia, giù la pompa acqua, messa in fase intanto, qua abbiamo punto, bancata dietro, bancata davanti, secondo punto, messa in fase anche lì, guarda che bella, l'aquila, spettacolare, adesso andiamo a tirare giù, smoliamo il tendicinghia e poi giù, vedete la cinghia non è male, ciò che è male è la lunghezza, sicuramente si è allungata in tutto questo tempo e andava assolutamente comunque cambiata. Ok, anche la cinghia giù. Eccoci qua ragazzi, pompa dell'acqua, down. La mia idea è intanto metterla su, poi ricontrollare tutti i punti che vi ho poco fa mostrato e poi continuiamo il lavoro sicuramente domani. Sono particolarmente felice oggi perché intanto mi è arrivato il paraolio che andrà qua nell'albero motore, lato frizione. I denti sono già perfetti, vedete le posizioni qua, la posizione lì, la tensione è giusta, qua anche qua i punti sono ok. Qual è la caratteristica fondamentale di questo blocco? Non è la cilindrata, non sono i giri, non è il blocco in alluminio, okay? Ma è il VTEC, cioè il Vanos BMW, ma giapponese. E siccome qua abbiamo ancora un bel po' di roba da montare, abbiamo the original gaskets, solenoids, abbiamo le guarnizioni originali, solenoidi, da cambiare. Quindi andiamo a tirare giù Vanos, VTEC posteriore e VTEC anteriore. Siccome molti mi hanno detto va, non serve a cambiare guarnizione perché vedrai che i filtrini sono puliti eccetera eccetera eccetera, voglio vedere con voi se è vero che sono puliti o no. Vabbè, comunque sempre meglio cambiare. Beh, guardate, insomma, guardate gli stati della gomma, a prescindere comunque, anche se No, aspettate. Vedete? Un controllo interessante che si può fare per vedere se la valvola del VTEC funziona. Allora, questo è un sensore pressione olio che dice semplicemente alla centralina che nel momento in cui questa retina si riempie, attenzione, manca pressione olio, quindi accende la spia. Per vedere se funziona, basta attaccare una batteria da 12 volt e sentire se fa clic clic. Sentite? Ecco, significa che funziona. Ah, cosa fondamentale che quasi dimenticavo, andiamo a cambiare le guarnizioni anche dell'elettrovalvola, sono particolarmente datate. Anche qua non abbiamo nessun tipo di morchia né nulla, quindi questo comunque è un segno molto ma molto buono. Beh, abbiamo montato su il paraolio nuovo di stecca, adesso ho montato su questo carter qua che lo forniscono nuovo. Usiamo questa dinamometrica, sicuramente avrà 50-60 anni e sono i migliori. Questi vanno tirati 76-77 libbre su piede, che corrispondono alla bellezza di circa 10 kg e qualcosa. Flywheel side significa volano, parte del volano. Quindi qua ci siamo. Prima parte del gruppo frizione montato. Adesso dobbiamo montare quest'altra frizione e lo spingidisco. Spero oggi di riuscire a terminare, insomma, tutto quello che mi sono posto come obiettivo. Sistemare gioco valvole, qua la frizione è già stata messa su, quindi metteremo sul cambio carter distribuzione. Allora, tanto lo scarico l'abbiamo fatto, devono essere regolate da 0,17, 0,21, devono avere quella scolì, e l'aspirazione 0,15, 0,19, fatte anche queste. Stiamo facendo quelle di scarico, lo spessimetro da 20 passa e come ho detto la forbice va dai 17 ai 21, preferisco sia un po' più sul 20 rispetto che sul 17, intanto essendo lo scarico c'è una dilatazione dei materiali più importante, quindi preferisco lasciarle un po' più di gioco. Fatto gioco valvole, monto sulle candele adesso, come ho mostrato nel video precedente sono le sue 6X PFR 6G 11,
Iridio, ovviamente, e la montiamo su. Poi abbiamo intanto pulito bene tutta la sede per il copripunterie, anche qua molto importante. Montiamo le nuove guarnizioni sul copripunterie e su piavana. Ecco, questi sono i momenti in cui ti si gela letteralmente il sangue. E per fortuna abbiamo le calamite, perché se no... Eccoci qua pronti a montare su finalmente il cambio. Il gran casino, sapete qual è, ragazzi? È già una frizione sola guidarla, insomma, trovare il centro perfetto è un po' un casino. Ecco qua, ne abbiamo due. Abbiamo due dischi. Quindi non solo abbiamo fatto una guida rudimentale col tornio, che entra bene, e entra anche l'ultima parte. Ma non solo bisogna centrarla, bensì bisogna allineare anche i denti. Il casino, sapete qual è? Questo cambio, io penso, pesi almeno 40-50 kg. È veramente, veramente massiccio. E devo riuscire a ficcarlo lì dentro. Tutti mi dicono, devi avere la guida originale Honda, perché altrimenti è impossibile. Io non demordo. Anche perché sennò dovrei aspettare non so quanto tempo. Quindi ho fatto un brevetto particolare. Vediamo se sia successo. Se è successo, mi sento figo. Altrimenti non mi sento figo. Se va su, credetemi. Ci siamo! Ci siamo! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ha fatto il passettino! Ah, vedrai che non ce la farai senza guida! Ma va! Basta aver testa, ingegno! Bene! Giunta l'ora di tornare a casa. Oggi abbiamo fatto relativamente poco, la maggior parte del tempo è andato sicuramente per fare l'attrezzo, per mettere appunto, per, insomma, la guida, per mettere sul cambio tutto. Adesso abbiamo già connesso diversi cablaggi, abbiamo pulito bene questa parte qua, abbiamo cambiato le guarnizioni a questa mandata di acqua qui, ma siccome voglio cambiare i paraoli anche dei semiassi, dobbiamo aspettare che arrivino, quindi sicuramente qualche giornata ci andrà via così. La culla nel frattempo qua è tornata pressoché nuova, abbiamo rifatto il freno a mano dietro, non vi ho mostrato invece i collettori, guardate che belli sono venuti, e sono qua ad asciugare, gli ho appena dato la quarta mano. Ho utilizzato una vernice molto resistente alla temperatura, dovrebbe tenere fino a 1200 gradi. Dopo ancora un po' di lavoro abbiamo finalmente messo su i collettori di scarico. Qua abbiamo messo sui collettori anche appunto dall'altra parte, sonde lambda. Ciò che manca ora è mettere su la culla. Ah, altra cosa appena fatta, abbiamo montato i paraoli originali rigorosamente, infatti sono passate, era passata una settimana nel frattempo. Originalissimi, fondamentali. Allora ragazzi, porto posteriore andato su, anteriore anche. Abbiamo puntato tutti i bulloni sotto, bulloni sopra, da questa parte, parte appunto della trasmissione. Adesso iniziamo a mettere su le masse sulla fusibiliera. Qua abbiamo montato su i porti. E adesso andiamo a mettere su i freni, i cablaggi completi e l'alternatore. Aspirazione maggiorata. Scooping tape, quindi la parte dell'imbocco dell'aspirazione maggiorata. Cioè, guardate la differenza, da così a così. Voci narrano che cambia la prestazione, cambia sound, cambia tutto. Potete immaginare la pressione poi, perché di mezzo c'era il filtro KN che abbiamo preso grazie a RPM Motorsport Milano. Sono stati gli unici tra l'altro a riuscire a reperirmelo. Potete immaginare la differenza tra questo col filtro originale, che è un tappo, e questo. Aspirazione. In questo caso il manuale uso manutenzione prevede 10-30, che è difficilissimo da reperire. Ho messo un ottimo 10-40, comunque come viscosità ci siamo. Mentre per il cambio sono dovuto cadere, volente o nolente, sull'originale, che è una MTF 3. Ha una viscosità, è acqua, 0,30, 0,40. Non ho voluto rischiare, in quanto fa anche da lubrificante per il differenziale. E andiamo adesso a metterlo qui dentro. 3 litri. Pronto? Prima accensione!
Allora, prima accensione fatta, spettacolare. Adesso sto spurgando la frizione idraulica e l'impianto frenante. L'aspirazione quando si accelera, che devi come tira dentro al mondo. Preso un po' dalla foga oggi di provare la macchina, mi sono dimenticato di fare i saluti di fine video. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuta. Io sono veramente, sono a settimo cielo perché la macchina va forte, va molto bene, mi sono fermato in onda anche dal capo officina, io l'ho fatta provare, abbiamo spurgato un po' meglio la frizione, aveva un centimetro di aria ancora, ecco perché non staccava benissimo. È veramente favolosa e soprattutto sentire il VTEC che a 6000 giri entra e cambia suono con l'aspirazione, credetemi, qualcosa di fenomenale. Come sempre seguitemi sui miei social perché sono lì che pubblico, soprattutto Instagram, e Instagram è dove pubblico le mie passioni più grandi. Andate a dare un occhio, sono Nico Lussi. Vespa, moto d'epoca, motocross, auto d'epoca, insomma tutto quei motori che avevano un'anima, quelle auto, quelle moto, quei pezzi che erano creati con vera passione e lungimiranza. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!